Oggi prepariamo un contorno fresco e semplice, il cetriolo battuto. Innanzitutto dovresti avere un bel cetriolo e ora andiamo a togliere la parte iniziale e quella finale che potranno essere amari e poi batterlo fino a quando si spezza del tutto. Una sua polpa spalmata ovunque rende il cetriolo più buono. Dopo averlo tagliato lo spostiamo in una ciotola, andiamo ad aggiungere un pezzo di aglio sempre tritato e cominciamo a condire il nostro cetriolo. Aggiungiamo della salsa di soia, aceto invecchiato cinese, se no lo potete sostituire con quello balsamico, sale e poi la cosa più importante, un giro di olio di sesamo che lo rende profumato. Chi ama il piccante si può aggiungere anche la salsa piccante, ma è opzionale. Mescoliamo il tutto e lo spostiamo in un piatto più bello. Ed ecco qua pronto il nostro piatto super fresco, ma è davvero buonissimo. Provatelo!